Un grande progetto per il Mezzogiorno, in grado di far ripartire l'occupazione. E questa è la richiesta fatta dal Partito Democratico al governo Monti, che ieri ha messo in campo anche la squadra dei sottosegretari. Lo ha annunciato a Napoli il vice segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, a margine di un attivo del partito a Napoli. A giudizio di Letta occorre mettere in campo quegli incentivi fiscali che vanno caricati su questo tema. Noi crediamo che bisogna ripartire assolutamente dal tema chiave del lavoro, in particolare dell'occupazione dei giovani. C'è bisogno, lo proporremo, l'abbiamo proposto e ci aspettiamo che il governo ci ascolti, mettere in campo un grande progetto per favorire l'occupazione dei giovani nel Mezzogiorno, in particolare attraverso quegli incentivi fiscali che vanno completamente caricati su questo tema. Se non riparte l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno non è possibile fare altro. Quindi al governo noi diciamo si faccia rigore nei conti pubblici, si facciano i tagli, si facciano in modo tale però che ci sia una parte di risorse da usare per dare l'occupazione ai giovani. Letta, che era intervenuto anche sui sottosegretari, ha appreso proprio a Napoli la nomina dei due partenopei entrati a far parte del nuovo esecutivo. Si tratta di Filippo Patroni Griffi, nuovo ministro alla pubblica amministrazione, e Marco Rossi Doria, il maestro di strada che si candidò a sindaco di Napoli nel 2006 e ora è stato nominato sottosegretario all'istruzione.